Sistema urbano di alta qualità e ecosostenibilità che metta al centro i pedoni. Ne è convinto Salvador Rueda, urbanista, ecologo, autore del piano urbanistico di Barcellona e ieri a Pescara per la premiazione del Marconi District, il concorso di idee indetto dal comitato Salviamo Viale Marconi per dare un'alternativa alla cosiddetta strada della discordia. Io penso che, per esempio, tutte le strade in tutte le città oggi deve essere con alberi, alberi per la ombra. E bisogniamo la ombra perché la temperatura crescerà a diversi gradi, allora dobbiamo adattarne. Bisogniamo alberi e bisogniamo anche la permeabilità del suolo. Questa combinazione permettono ridurre 2, 3 o 4 gradi la temperatura che bisogniamo farlo. Rueda propone delle modifiche per Viale Marconi e risponde alla lettera pubblicata dal quotidiano Il Centro del sindaco di Pescara Carlo Masci. Ampi marciapiedi, alberature centrali, una sezione dedicata alle biciclette, corsia per i mezzi pubblici e spazio per le automobili. Ecco il progetto di Vincenzo Suldano, vincitore della Marconi District, il concorso di idee promosso dal comitato Salviamo Viale Marconi in collaborazione con l'associazione di promozione sociale U, mezzo metro quadro, con il patrocinio di FIAB Pescara Bici, Italia Nostra e Green Abruzzo. Esatto, siamo giunti a conclusione di questa competizione. In realtà il concorso, più che per cambiare, nasce per far capire che ci sono più possibilità, non c'è un'unica strada da perseguire rispetto al progetto, e che di solito il progetto si fa in maniera integrata e soprattutto si fa ascoltando le voci dei cittadini. Allora, diciamo che dallo scempio che è nato su Viale Marconi è nata una grande opportunità, nel senso che abbiamo avuto l'idea di indire questo concorso e grazie all'associazione V siamo stati supportati per far venire a Pescara Salvador Rueda, che come sappiamo è stato un rivoluzionario di Barcellona, e vogliamo appunto dare un input alla politica affinché le scelte urbanistiche tengano conto della vivibilità e delle esigenze della cittadinanza, cosa che non è stato fatto. La cosa che ne è uscita nel complesso da questo incontro e dalle chiacchiere che abbiamo fatto con Salvador, il problema di fondo è che a Pescara non c'è una visione completa ed esaustiva della città. Ogni lavoro è fatto a sé stante e quindi non c'è un'armonia nella riqualificazione urbana. Quindi si spera che nel futuro si possa dare un forte segnale.